Innanzitutto mi spieghi l'importanza di essere qua oggi. L'importanza di essere qua oggi è perché dobbiamo dare visibilità ai lavoratori che in questo momento non hanno ben preciso come debbono comportarsi nelle aziende, prima di tutto per questo obbligo che c'è sulla presentazione di questo Green Pass, che è a favore o contro, comunque ci devono dire come devono comportarsi. Ecco, scusa, ma venerdì tutti i lavoratori dovranno presentare, esatto, il Green Pass. Chi non ce l'ha rischia di perdere il lavoro e il salario. Esatto. E noi vogliamo, cosa bisognerà fare? Noi vogliamo capire proprio questo. È evidente che non possiamo permettere che le aziende lasciano a casa i lavoratori, tantomeno che non li paghino. Per questo siamo anche oggi qua in piazza, per chiedere risposte in merito a queste domande che i lavoratori ci stanno facendo. Senti, l'assalto fascista alla CGIL di sabato, come lo commenti, soprattutto rispetto al fatto che i fascisti sono arrivati fino lì? Esatto, è un'azione da condannare decisamente. Qualunque sia un'organizzazione che rappresenta i lavoratori, non si tocca. Ognuno ha il diritto di scegliersi il sindacato che vuole, quindi nessuno si può permettere di limitare questa rappresentatività. Senti, però ti faccio una provocazione. I fascisti che sono arrivati là sotto, davanti alla sede della CGIL, urlavano traditori, traditori dei lavoratori, che in fondo in parte è quello che anche questa piazza dichiara, no? Ecco, questa contraddizione tu come la spieghi? La spiego in questo senso: c'è la libertà di scelta in Italia per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, c'è chi sceglie la CGIL, la CISL, la UIL, e beh, non possiamo che rispettare queste scelte. Noi rappresentiamo altri interessi, questo è ovvio, però sulla un principio fondamentale, che è quello di essere comunque liberi di essere rappresentati, su questo non si transige. Ti domando innanzitutto cosa pensi di quello che è successo sabato scorso alla CGIL a Roma, l'assalto di Forza Nuova. Allora, è successo quello che si temeva, quello che diciamo da tanti anni. Se la piazza, in questo caso i Novax, perché è andato colpo ai Novax, non è comandata dai lavoratori e non è diretta dai lavoratori, è dalla sinistra, per cui da un grande partito comunista, succede questo. La parte rivoluzionaria, in questo caso chi voleva l'egemonia, cioè in questo caso i fascisti, Forza Nuova, Casa Pound e tutta quella pletora di fascistoidi, prende in mano la piazza, e la sinistra, invece di prendersela con quelli sbagliati e di fare lo stesso assioma che fanno, cioè Novax uguale fascisti, avesse presidiato le piazze, avesse presidiato le fabbriche dei cancelli, fossero stati in piazza ad ascoltare le persone, sia Vax che Novax, tutti i lavoratori, allora probabilmente i fascisti non sarebbero andati in piazza con i comunisti e con i compagni, o con chi aveva falce e martello, e nemmeno con la CGIL, e non ci sarebbero state tutte quelle distruzioni, non ci sarebbero, probabilmente non si sarebbero prese con le vetrine della CGIL. Posso chiederti, tu hai scritto sì al vaccino, no al Green Pass, giusto? Quindi esistono delle persone che si vaccinano ma che chiedono di non fare il Green Pass. Sono qua. Il fatto che i media raccontino invece i no Green Pass come se fossero no al vaccino, tu questo come lo consideri? È una tattica, è una strategia per legittimare la protesta, per mostrare i manifestanti come dei pericolosi untori, quando invece sono persone che hanno fuori i diritti semplicemente. Poi ci sono anche quelli che sono contro il vaccino, è un gruppo eterogeneo, però di fatti stiamo protestando per dei diritti, il diritto al lavoro, il diritto allo studio, i concorsi pubblici. Io ti faccio vedere questo, è inequivocabile questo gruppo. Senti, posso domandarti, venerdì le persone saranno costrette a entrare con il Green Pass nel loro posto di lavoro, tu cosa ne pensi di questo? Io credo che sia un ricatto sulla vita, sulla sopravvivenza, e che quindi chi usa il Green Pass per lavorare non può essere criticato, perché lo fa per vivere.
però bisogna protestare contro questo stato di cose, perché il lavoro, come anche tutte le altre libertà che sono state cancellate, sono un diritto naturale, inviolabile e riconosciuto dalla Costituzione. In questo momento, accettando un lasciapassare di fatti, un filtro emesso dal governo, quindi tra l'altro da un solo potere, non nemmeno dal legislativo ma dall'esecutivo, stiamo accettando che i diritti non sono più diritti, ma sono concessioni, autorizzazioni che il governo arbitrariamente decide di dare, modificare, dare, togliere, con una data di scadenza tipo yogurt. I miei diritti non scadono come uno yogurt, nessuno dei miei diritti.